Ciao, ho appena comprato questo paio di ghette alla Decathlon, costo 14,95 euro, diciamo 15 euro. Ho scelto, è disponibile in tre taglie, una taglia piccola, una taglia media e una taglia grande. Questa è la taglia media. Sono impermeabili, beh, questa è la descrizione. Mi sono sembrate comode, buono il fatto che hanno questo sottosuola in filo metallico, il cinghiettino anche lui in materiale plastico e dovrebbero essere facilmente calzabili. Adesso, oggi ne approfitto, ha nevicato, vado a fare una prova. Vediamo se riesco a tenere i pantaloni asciutti. Sono belle. Adesso le vado a provare. Ecco le indossate. Ok, vado. Hanno anche un po' di isolamento. Tenuto conto che ho solo su questi pantaloni di cotone, non si sente freddo sotto. Beh, anche un paio di calze lunghe ovviamente. Cinghietto sottotiene, davanti hanno anche un piccolo gancio per agganciarle alle stringhe degli scarponi. Beh, la neve comincia a sciogliersi, anche ogni tanto si sente venire giù dagli alberi. Eccola che è arrivata, cato in pieno. Qui è già passato un trattore. Si vede la neve che cade dalle piante. Qualcuno ha fatto un pupazzo di neve. Eccolo là. Sì, non sono in mezzo al, posso dire, in un sentiero, è un sentiero già battuto, insomma, normalmente quando non c'è la neve qua sotto è terra battuta. Passano le biciclette.
vediamo un po' più avanti. Piselluccioli. La temperatura si è evidentemente un pochino alzata e la neve si scioglie. Però ce n'è ancora abbastanza, lì sugli alberi. Comincia a sporcarsi con le foglie, i rametti rotti. Spero che la ripresa non sia troppo tremolante, d'altronde camminando qua è ancora immacolata, si può dire. Proviamo a metter dentro. Finora direi tutto bene, io non sento segni di bagnato o di cosa. Tengono un po' calduccio, creando una piccola camera d'aria tra i pantaloni e le ghette stesse. Qui sono arrivato praticamente alla fine della stradina. Si riesce, si torna sulla strada e io giro e torno indietro, così provo il ritorno. Sono sulla via di per tornare. Sì, non è che sia chissà che distanza, intendiamoci, non so neanche se ho fatto un chilometro. Però la neve è bella alta. Il paesaggio è bello, sì, proprio. Come si può vedere. Dai, una passeggiata. Mezzo qua. Ho già detto prima, il Parco delle Groane, provincia di Milano. Siamo Cesate come paese. E adesso torno. I stivali fanno il loro dovere. Anche come scarpe su dei dopo sci sempre della Quechua Decathlon.
pagati, presi l'anno scorso, pagati proprio, non mi ricordo se 20, 25 euro, forse meno, era in un'offerta a fine stagione, però devo dire tengono caldo, si cammina discretamente, certo non li metterei per fare una camminata di qualche chilometro, ma una passeggiata così direi che ci stanno, sono anche altini. Bene. Ok, sono uscito, sono al cartello con le indicazioni, ovviamente il voi siete qui, boh, comunque diciamo che più o meno messe da, più o meno da queste parti qua. Vabbè, dai, per oggi passeggiata fatta, è mezzogiorno, è ora di andare a mangiare la pappa. Comunque qua è un bel posto, chi abita vicino a Milano anche in estate si possono fare delle belle camminate, è molto molto esteso il parco. Va bene, torno alla macchina, ciao. Contempo, direi che le ghette si sono comportate bene, c'è, ho provato anche sti guantini qua, sono guantini in pile, 1,50 euro, sempre a Decathlon, per carità, c'hanno un po' il difetto che se ci cade sopra qualcosa di bagnato si bagnano, però tengo un caldo, non danno il senso di sudato come magari un paio di guanti in pelle, non son male. Ok, gita finita. Tornato alla macchina, lì c'è il miciotto che mi aspetta, ho fatto la guardia, le ghette hanno funzionato come si deve, come credo si possa vedere non ci sono segni di tessuto bagnato, l'acqua è scivolata via. Dopo sci sotto anche loro, però diciamo che non sono adatti a una camminata molto lunga, ecco, perché da una parte onestamente comincio a sentire un po' male alla caviglia. Bene, si torna a casa, alla prossima, ciao ciao ciao.